Parliamo un po' di te che con Porta hai ritrovato comunque un grande rendimento. Sì, con Porta mi sono trovato abbastanza bene, che subito mi ha preso e mi ha detto che per lui sono un giocatore importante, quindi mi ha fatto molto piacere prendere la Porta. E mi ha trovato anche un ruolo che non sapevo che potevo fare bene, e quindi anche questo lo ringrazio, Mr. Porta, e lo saluto anche perché credo che sicuramente starà seguendo la nostra trasmissione. Qui stiamo vedendo i tuoi due gol stagionali, che sono stati poi due gol pesantissimi, due gol da 3 punti, quindi hai portato in dote all'Ischia 6 punti con le tue realizzazioni. Soprattutto Ne voglio fare pochi, ma buoni. Sono quella importante. Sono molto questo contro il contento. Foggia, bellissimo, e credo sia stato anche il più emozionante forse che abbia fatto tu in questo tuo inizio di carriera. Sì, questo è stato bene, mi è piaciuto anche a me. Infatti, diciamo, dopo la partita non me lo ricordavo, sono andato a casa a vederlo perché, infatti, sono stato molto contento. Come dicevi prima tu, Mister Porta ti ha trovato un nuovo ruolo e partendo da destra stai comunque dando un grande apporto, anche se forse meglio di te lo potresti dare partendo da sinistra, come comunque è accaduto anche nelle ultime settimane. E infatti, mister, diciamo, mi ha chiesto anche di fare il terzino e gli ho detto, mister, io posso fare tutto quello che volete. Cioè, se lo posso fare, se per voi lo posso fare, io lo faccio senza problemi. Che io, cioè, siamo un gruppo, quindi ci dobbiamo aiutare. Se c'è un problema di ruolo, quindi se lo posso fare, lo faccio senza problemi. Infatti, mi ha messo a fare il terzino, l'ho fatto, mi ha fatto i complimenti, sono contento. Quindi lo ringrazio molto perché mi sta dando molta fiducia in queste porte. L'anno scorso un grande campionato da under, quest'anno nei professionisti stai facendo molto bene, ormai ti senti quasi ischitano, tu che vieni da Pozzuoli ma sei da 2 anni qui sull'Isola Verde. Infatti, mi sento molto ischitano. Sono contento, dai, perché mi vogliono tutti bene, perché mi faccio volere bene. Quindi sono contento di questo. Iniziare di Campilongo, di questa seconda stagione, ti sei sentito un poco trascurato? In allenamento mi impegnavo perché poi anche il mister mi vedeva che in allenamento mi impegnavo e me lo diceva. Poi la domenica ho visto che non giocavo come ho fatto l'anno scorso. Quindi era giusto anche la sua scelta quando mi teneva in panchina, non è Sei che finito lo. poco in dubbio, in effetti era più Sì, difficile giocare, infatti. c'era molta concorrenza. Sì, che io quando lui mi metteva in panchina, cioè, lo capivo perché stavo in panchina perché la domenica non reggevo molto come voleva lui e come ho fatto l'anno scorso.